Ciao ragazze, allora in questo video vi farò vedere tutta la collezione di Clio for Pupa che mi è appena arrivata e sono contentissima perché prima di tutto mi piace da morire. Però vabbè, poi le recensioni le vedrete sul mio blog, quindi vi posso parlare più o meno di solo due prodotti, cioè di una palettina e del primer, perché sono le cose che avevo acquistato. Grazie, 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 grazie a tutte per avermi votato al concorso e al concorso appunto di Pupa e la foto appunto che ha vinto è questa qui. Ho fatto anche il tutorial di questa foto, di questo trucco, lo troverete giù in box o ve lo metto da qualche parte. Sono contentissima, cioè davvero ragazze, grazie, non ho parole. E adesso passiamo appunto a farvi, voglio farvi vedere appunto la collezione con i relativi swatch. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete anche voi questa collezione, se avete comprato qualcosa. Sono curiosa di sapere anche la vostra opinione. Inizia la haul review. Iniziamo dalle palette che sono, diciamo, in questo vellutino qui. Questa è appunto la Mimi che ho utilizzato per il tutorial. E questa qui ve ne posso parlare perché ce l'ho anche forse da un mese. E vedete, c'è un marroncino matte, questo qua che è un bronzo spettacolare, e questo qui che è un punto luce oro molto chiaro, e quello è un verdone più o meno, è un verde che richiama appunto lo smalto sempre di questa collezione. Questo è lo swatch. Ed è davvero molto bello questo bronzo. Il bronzo mi piace da morire. Quello che mi piace di meno di questa palettina, anche se è davvero molto pigmentato, è questo doratino chiaro. Ma non mi piace il fatto che sia molto, molto polveroso. Tutto sommato è una bellissima palette e io l'ho utilizzato per un bel po' ed è quella là, appunto Mimi. 6 mesi, non fate caso, questo perché c'era quella cosa, l'antitaccheggio. Allora, 6 mesi, 1,5 grammi per 4 punto saldine. 6 mesi è a mio parere una scadenza piccola, considerando noi che amiamo gli ombretti, ne abbiamo tantissimi. Quest'altra palettina è quella la Oscar. Allora, vedete i colori che sono più freddi, sono colori più freddi. Ci sono questi due, questo qua che è un Tortora Matte, un Tortora Shimmer, un azzurrino e un doratino che richiama un po' quell'altro dell'altra palette. E questo è lo swatch, vedete? Anche qui l'ho trovata abbastanza polverosa, però nella norma, cioè, non, è meno polverosa dell'altra. Quindi questa qui forse è anche meglio. Vedete come shimmer, questi colori sono spettacolari. A proposito, l'applicatore, vedete, è in questo modo. Da un lato ha la forma più grande per rilevare il prodotto e applicarlo, e questa qua magari per i punti di precisione, magari sotto l'occhio per contornare l'occhio. Poi questo qui è il gloss diciamo nature come piace a Clio, e la scelta del gloss secondo me mi piace tantissimo perché è un gloss cremoso, quindi la durata dovrebbe essere anche abbastanza lunga. Vedete, è un color carne, però ha un qualcosa di aranciato, quindi non si fa sulle labbra un effetto morto. Allora, altro prodotto che ho provato è il primer, che è questo qui. Alla Pupa mancava proprio il primer, spero lo mettono nella linea base. Anche questo 6 mesi di scadenza. Vabbè, io i primer me li mangio praticamente, li consumo proprio tanto. Allora, vedete, la consistenza è così. Non è un primer coprente, nel senso non ha una base, anche se da qua sembra che abbia un colore di base, invece quando andiamo a stenderlo non è per niente, cioè non ha nessuna consistenza, non si vede appunto perché non c'è. Allora, questo primer io l'ho utilizzato per un bel po', quindi ve ne posso parlare, ed è un primer
molto molto liscio, cioè molto molto oleosa, ha una base oleosa, il che diciamo, opla, oh, vedete che ho combinato, comunque il che mi piace e non mi piace. Ragazze, io non mi è entrato nelle pieghe, però io preferisco sempre o il Premier Potion o quello della Too Faced, perché hanno una durata maggiore. Però questo non vuol dire che io questo lo posso mettere tranquillamente a confronto con uno della Elf o con uno della Kiko. Cose che sono della collezione sono questi due smaltini. Allora, uno è un verde, che vabbè, è il colore preferito di Clio se non sbaglio, e l'altro è un tortora. Tutte e due richiamano colori presenti nelle palette. Vi faccio vedere subito gli swatches. Eccoli qua. Questo è il verde, una passata, e questo è il tortora. Complessivamente sono coprenti, anche se vedete la tip era, vedete, comunque bianca. È una tip bianca, quindi io li sto utilizzando così per fare le prove, perché così vedo meglio se sono coprenti o meno. E non sono male come colori, specie questo qui, anche se io adoro questo colore, lo sapete ormai, però questo qui è davvero molto particolare. Ragazze, è tutto, spero che gli swatch vi siano stati d'aiuto, io vi mando un grosso bacio e vi ringrazio ancora di cuore per avermi votato, ringrazio soprattutto la Pupa per avermi scelto tra tutte le altre concorrenti, ecco qua mi è caduto lo smalto, e un bacio a tutte e al prossimo video, ciao!